Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono con il mio sosia più forte ma meno grosso, Domingo Poliandri. Lo valuterò come bodybuilder, quindi non toccheremo assolutamente il bilanciere, faremo solo degli esercizi con i manubri. Il bilanciere. Non lo si tocca, il bilanciere è lava. Io voglio che lo tocchi il bilanciere. No, no. Bilanciere è lava. Io l'ho toccato prima però il bilanciere. Non spoilerare il tuo video, okay. Che sennò non lo guardano. Faremo una simulazione, un circuito di pompaggio, poco carico esterno, molto carico interno, e soprattutto gli andrò a disegnare le fondamenta del posing. Visto che tu vuoi sponsorizzare il Bull Powder, ma tu sei un fottuto venditore di integratori. Mentre io lavoro per Hive, io parlo solamente di alzate tecniche. Io non faccio il tuo mestiere di salto in banco, cos'è? Venditore di vitamine. Cosa vi devo dire? Togliamoci la maglietta e iniziamo. Per forza? Togliamoci la maglietta e iniziamo. Non posso stare con la t-shirt? Assolutamente no. No, perché qua dentro fa freddo comunque. Ma devi fargli vedere bene l'esecuzione. Ok, allora me la tolgo, Direi che possiamo iniziare, Matteo. Aspetta, girati un attimo che forse c'è una cosa. Tira via un attimo le mani. Ok, fai le mie pose da sedia. Ragazzi, purtroppo con i soldi si compra tutto oggi. Cosa devo fare? Dobbiamo pensare al futuro anche. Allora, facciamo prima un'analisi a livello fisico di Domingo. Si vede che fa powerlifting, nel senso che è grosso. Si vede, scusa. A livello muscolare è messo bene. Quello che gli manca è essenzialmente il volume delle spalle. Io non sono clavicolare, però. Che lo frega. Soprattutto la parte che secondo me gli manca maggiormente è il deltoide posteriore. Il deltoide posteriore è un grosso punto a livello estetico che soprattutto va a creare una tridimensionalità del fisico, quindi questo secondo me lo frega un pochino. Deltoide posteriore e un po' deltoide laterale. Fagli vedere il deltoide laterale. Deltoide laterale che si vede, e alla fine lui non gliene frega niente nelle alzate di forza. Però mi piacerebbe sviluppare una spalla completa, perché è sempre stato il mio punto carente anche a vista. Allora oggi vediamo come. Partiamo con le alzate laterali, che è la cosa che voglio vedere principalmente. Io so già che sicuramente le fai molto carico esterno e poco carico interno da powerlifter. Nel bodybuilding è un po' il contrario, quindi vai a massimizzare il carico interno a discapito del carico esterno. Ok, l'esecuzione non è male, ti si attiva molto il trapezio però. E quindi questo non ti permette di isolare al meglio a posare sulla colonna e la chiudi con le scapole. Devi stringere con le scapole all'indietro. Chiuditi a livello di scapole, stringi, posati bene, stai basso con le spalle, tieni le basse e pensa solo a spostare il gomito. Sì, comunque generalmente un'esecuzione corretta è con polso neutrale. Ma poi anche essendo powerlifter ti viene più naturale. Non diciamo quella parola. Forzista. Che si porta parecchio logico. Pesista. Forzista. Fondamentalista. Islamico. Con la barba e pelato già ci siamo, diciamo. Tieni il gomito non così iperesteso. Tienilo leggermente flesso. Apposta. Il cosiddetto cedimento fisico, quando vi cade il manubrio sul piede. Sul però bene. Non ho preso il piede di Matteo, l'ho fatto apposta ma non ci sono riuscito. Ok, allora adesso partiremo, faremo un circuito. Generalmente si fa il pompaggio soprattutto per la parte davanti e alta. Non si va mai a pompare le gambe perché sennò trattengono acqua e controproducente poi a livello di dettagli. E la schiena? La schiena si pompa generalmente il minimo indispensabile o addirittura si può evitare. I gruppi principali dove si fa il pompaggio pre-gara principalmente sono spalle, braccia, pettorali. Okay. Quindi adesso faremo le alzate laterali, le abbiamo viste, vorrei vedere le alzate posteriori, un po' di bicipiti, un po' di tricipiti e le croci. Ok. Niente panca piana questa volta. Peccato. Facciamo un po' di push down. Ma meglio la corda o la sbarra quella dritta? Io preferisco la corda perché è più malleabile sulla presa e sull'inclinazione. Però è anche difficile. Diamo più peso? Non so. Leggerino.
Stendi bene il gomito. Esatto. Devo aprire la cordicella? Sì. Cerca di sfruttare tutto il ROM. Vuoi che sto un po' più inclinato? O... Stai leggermente più sotto. Più inclinato? Più vicino al cavo. Ok? Sfrutta tutto il ROM possibile. Fino a su, fino a su. Esattamente. Ok, sta infiammando. Che c'è? Cosa che stai facendo? No, nel senso si sta... Ah, ti stai riscaldando? Si sta latticizzando, diciamo. Pensavo di averlo già infortunato. Era leggero il carico, quindi. Ora vediamo un Cal bicipiti, Cal manubri con rotazione. Ok, bascula meno. Cioè? Core, gluteo contratto. Petto in espansione. E cerca di rimanere il più stabile possibile. E in più la funzione del bicipite è quello di pronare la mano e avanza con il gomito. Ok. Come se tu avessi una noce sul gomito che vuoi schiacciare. La fit up, ho fatto 30 kg, l'ho slanciato in questo modo. Che è il modo migliore per farsi male. Fate la scheraggi style. Un po' per fare bodylego lifter. Quindi complementari non ha tanto senso far vedere un po' che siamo... Assolutamente no. Perché esercizi di isolamento, quindi è molto importante farli con poco peso e renderli pesanti. Soprattutto il segreto per allenare i complementari è ricordarsi che tu stai facendo un lavoro selettivo. Esatto, se tu cerchi di slanciare cominci a coinvolgere più muscoli e non multiarticolare. Esattamente. Un po' nella machine invece di lavorare di dorso lavori slanciando, ti è sbagliato. Esattamente. Il segreto nei complementari è che l'ego lifting è l'opposto di quello che devi fare. Ok. Le croce ai cavi, a differenza magari nel farle su panca, andiamo magari a chiuderci un po' più maggiormente a livello di pettorale, quindi possiamo anche perdere un po' l'assetto scapolare in questo caso. A te sei freddo, sei glaciale. Come il mio cuore. Vai. Aspettiamo il via. Procedi. Tu cazzo hai caricato? Ma hai caricato il peso? Ah no, aspetta, c'è uno scaricato. Mi vuole strappare un pettorale. Ok, in questo caso facendolo così vai soprattutto a coinvolgere il fascio basso del pettorale. Tu lo vuoi più alto, giusto? Io fossi in te starei un po' inclinato con il busto. E le porto un po' più avanti. Esattamente. Ti ricordavo male, infatti. E qui, core attivo, in modo tale da stabilizzarti durante l'esecuzione. Dovresti sentire bene l'allungamento del pettorale. Quindi vai in questo modo vai ad enfatizzare l'allungamento e prendendo un po' l'assetto vai anche a enfatizzare l'accorciamento. Sono piccolezze che però magari in un lavoro così con bassi carichi può fare un minimo la differenza. Guarda che bel pump. Domingo, ricordati che non bisogna guardarsi allo specchio quando ci si allena. In questo caso invece per le alzate posteriori, per evitare ogni tipo di slancio oppure cambio del piano di lavoro, ci siamo? Sì, Matteo, un attimo, mi ero isolato. Lo facciamo posato su panca, in questo modo non può barare. Tieni le scapole in chiusura, come se fossi su panca. Più è intrarotato, più vai a coinvolgere il deltoide posteriore. Ok, questo, lo senti che si attiva. Eccolo qua. Domingo sta scoprendo quanto è duro la tensione continua. Ma è anche l'età ormai, direi. Non dite che c'ho il braccio secco, eh. Sì, avvicina la videocamera. Questo è il fisico di Domingo, come potete notare. Sei più basso di me comunque. Sono pancia. Quanto alto sei? Sono 1,73. Cioè io sono 1,74. Comunque, che dire ragazzi, allora, ovviamente i volumi muscolari ci sono tutti, l'unica sua pecca, fa powerlifting, quindi che cazzo gliene frega, deltoide posteriore e deltoide laterale. Si può sviluppare se faccio esercizi accessori, sì, no? Sì, se c'hai voglia lo fai abbastanza in fretta. Gambe ovviamente gigantesche, sono il suo punto forte. Allora, ti insegno la semirilassata frontale.
devi aprire il dorsale, vai in apertura dorsale e fai questo movimento qua con l'upper. Petto che sale. Ricordati questa cosa sull'upper. Le gambe. Immagina che con le ginocchia tu vuoi ruotare verso l'esterno. Esattamente. Ora ricordati che tu posi per la giuria che è bassa. Quindi tu fai questo qua. Tu non stai. Tu non schiacciarti il dorso, ma tienilo in apertura. Molto meglio. Ecco, questa secondo me è una delle pose in realtà che sembra più facile, ma è una delle più difficili. Ora vediamo la side chest, che è un grande classico. Side chest, che a me dovrebbe rendere bene, dato che ho pettorale e femorale. Vediamo prima il lower, cioè. Lo facciamo per pezzi. Ti devi schiacciare il femorale che è di fronte alla giuria, okay. Contro sì. La gamba sì, che sta dietro. Un po' come il bicipite che si schiaccia sul dorsale. Esattamente, no? Schiaccia. Per farlo sembrare più grosso. Sì, te lo devi schiacciare bene. Ora per l'upper vai in allungamento, dorsale, ti prendi con l'altra mano, ti prendi questa e fai questo movimento qua. Allora, questa spalla la porti un po' più indietro, questa invece la porti in avanti, che ti dà più tridimensionalità. Petto in espansione sempre, bello alto, spalla più bassa, questo braccio più basso, vedete stai coprendo il coso, il pettorale. E la sensazione che tu devi avere con questo braccio qua è come se tu volessi fare un'alzata laterale, ma c'è questa mano che te lo impedisce. In questo modo ti si attivano i fasci laterali. Questo braccio. Sì. E tu vuoi fare un'alzata laterale. Tu prendi e vuoi fare un'alzata laterale. Più rotazione, più basso, più schiacciato sul dorsale. Come valutano il punteggio in base alla posa? I fasci, l'estetica della posa? Valutano simmetria. Se io poso male non gliene frega un cazzo praticamente. No, gliene frega. Cioè mi posso valutare anche per come poso? Assolutamente sì. Nelle gare c'è anche il premio per il miglior posatore. Ho capito. Anche lì c'è un allenamento, puoi fare tutta una varie prove, no? Assolutamente sì. Tutte quelle routine che fanno, il balletto, tutta una cosa coreografica che serve solo per... In realtà la routine come punteggio serve poco. Come punteggio proprio complessivo della gara. Però è obbligatorio farlo. Te lo devi preparare, sono io generalmente 60 secondi. Diciamo che lo fanno per il pubblico, da un po' di spettacolo. Non so, esattamente. Quelle pose che fanno così, no? Per far sembrare le gambe più grosse, giusto? Sì. Beh, ma il costume da gara è così, ha questo taglio, generalmente. Tipo per il zoom anche. Sì. Adesso vediamo per completezza una posa di schiena. Allora, partiamo dal lower, come sempre. Il lower mi tieni le gambe più aperte. Aperte stance? Sì, stance più aperta. E ginocchia leggermente flesse. Cioè? Legato? Sì. Ora, come se facessi un pulling, vai in contrazione, chiuditi. Una volta che ti sei chiuso, ti prendi con le mani sul punto vita, sul giro vita. Qui? Sì. E vai ad aprire il dorsale. Apriti e il segreto è aprirsi ma non troppo. Apriti un po' di più il dorsale. Esattamente. Molto buona questa. Molto buona. Più ti premi nei fianchi, più il vitino si stringe. Più il vitino si stringe e più fai il V-shape. Nella gara tu arrivi nella peggior forma di salute possibile, che è la miglior forma estetica. Assolutamente sì. Allenatore. Sì. E poi infatti stai là che c'hai fame, sei stanco, infatti diceva io... Sei disidratato. Qual è il tuo primo pensiero quando stai là? Che vuoi andare a mangiare? Mi diceva sempre così. Tu vai là e non vedi l'ora di andare via. Esatto. Quindi sacrifici per una vita, per uno shot sul palco e poi tutto sta alla soggettività del giudice. Questa è la cosa bastarda. Non è che stanno là a misurare con il metro, il bicipite, ok, 40 hai vinto, no? Le gare, le prime gare di bodybuilding negli anni... Sì, c'erano solito pesi più... Negli anni inizio novecento c'era, prendevano le misure, ti controllavano anche i denti. Sì. Ti controllavano la dentatura, come i cavalli. Perfetto ragazzi, il video termina qui, abbiamo insegnato un po' di posing a Domingo, però queste cose possono anche essere d'aiuto a voi a casa. Devo dire che mi è molto piaciuto il posing. Anche alcuni dettagli sulle alzate. Comunque uno sceglie il posing più adatto alla sua muscolatura, no? Perché se hai punti carenti, il col posing cerchi di coprirlo, giusto? Sì, assolutamente. Poi ovviamente... Non è la gara dell'onestà, diciamo. A seconda della muscolatura ognuno cerca di andare verso la categoria
che più il si aggrada. Io oggi ti ho fatto posare da bodybuilder, per dire, ma se tu vai a gareggiare da Man Physique le pose sono ancora differenti. Che sono sprecato però. Assolutamente. Direi. Ragazzi, questo è tutto, noi ci vediamo presto in un prossimo video, un saluto da me e dal buon Domingo, tante care cose. Ciao a tutti.